Giornata di votazioni oggi nell'aula della Camera, tutta dedicata al decreto semplificazioni, con gli ordini del giorno prima e il voto finale poi. Non sono mancati gli incidenti di percorso nel pomeriggio con il governo che è andato sotto su un ordine del giorno del PDL sull'Alcoa di Portovesme, approvato con il voto favorevole di tutti i gruppi, esclusi i radicali. Governo battuto anche sull'ordine del giorno della Lega, che prevede la detrazione del 50% dell'IMU per ogni figlio disabile grave. Il governo aveva dato parere contrario. Approvato e con voto bipartisan anche l'ordine del giorno che impegna il governo a rivedere la possibilità di far pagare l'IMU su fabbricati rurali e terreni agricoli. Proprio oggi gli agricoltori sono scesi in piazza Montecitorio per protestare. Così si uccide l'agricoltura, hanno detto CIA, Confagricoltura e Copagri. A loro è arrivata anche la solidarietà e il sostegno dell'UDC. L'IMU in questi termini ammazza l'agricoltura italiana. Siamo in contatto col governo, va cambiata per quanto riguarda il comparto dell'agricoltura, che è stato considerato cenerentola e che oggi deve poter vivere e guardare con speranza al futuro. E al decreto semplificazioni arriva anche il sostegno dell'Italia dei Valori, che pure la settimana scorsa aveva detto no al voto di fiducia chiesto dal governo sul provvedimento. Lo riteniamo un passo importante, ha spiegato il capogruppo alla Camera Massimo Donadi, verso una pubblica amministrazione sempre più efficiente.